Una condanna, una soluzione, 7 patteggiamenti e 3 rinvii a giudizio. Questo è l'esito dell'udienza preliminare in tribunale a Bari, nella quale in 12 tra medici, infermieri e operatori sanitari erano imputati per peculato e autoriciclaggio, per essersi impossessati di farmaci e dispositivi medici di proprietà dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. La GIP Casu ha rinviato a giudizio l'ex primario di oncologia medica Vito Lo Russo, accusato di peculato e ricettazione già in carcere dopo aver patteggiato una pena di 5 anni per peculato e concussione per i soldi chiesti ai pazienti oncologici per visite, ricoveri e per velocizzare delle pratiche burocratiche, e le infermiere Lidia Scarabaggio e Donata Acquaviva. Il processo inizierà il prossimo 5 ottobre. La GIP, nonostante il parere favorevole del PM, ha rigettato la richiesta di patteggiare a 3 mesi e di convertire la detenzione con una pena pecuniaria. In 7 hanno invece patteggiato a pene da 1 anno e 4 mesi a 2 anni, dopo aver precedentemente risarcito la struttura che compare come parte offesa. La pena è stata sospesa per 6 imputate tranne uno, tutti sono stati interdetti dai pubblici uffici e dichiarati incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per 5 anni. L'infermiere Vito Novielli, che ha scelto il rito abbreviato, invece è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di peculato. Emanuele Fino è stato invece condannato, pena sospesa, 1 anno e 4 mesi per peculato.